Io riprendo la mia testimonianza e vorrei piuttosto fare un passo indietro, piuttosto che andare avanti, perché appunto come ha ricordato il fratello Cananzi, è stata una esposizione panoramica, non sono entrato e non potevo entrare nei dettagli. Voi sapete che quello che è avvenuto in tanti anni non può essere poi condensato in pochi minuti. Ma vorrei proprio riallacciarmi alla mia infanzia spirituale, e parlo a dei giovani, parlo a dei ragazzi e credo che queste esperienze possono essere valide anche per loro. A quell'infanzia spirituale che ha preso un determinato indirizzo nelle vie del Signore. E io stavo proprio pensando oggi e ricordando degli episodi che sembrano addirittura banali, eppure sono stati questi episodi banali che hanno dato un indirizzo alla mia vita cristiana, alla mia vita spirituale, cioè che mi hanno insegnato qualche cosa. Voi sapete che il Signore parla in varie maniere, non sempre il messaggio è quello che viene dal pulpito, non sempre il predicatore o la predicazione sono quelle che ci raggiungono e ci illuminano. Il Signore può parlare nelle più diverse maniere. E io vorrei raccontarvi alcuni di questi episodi che appunto ho definito quasi banali, ma che sono stati determinanti per me. E il primo episodio è un episodio che risale ormai a 47-48 anni fa, è un episodio che si verificò fuori dalla Chiesa, lontano dalla Chiesa. Io lavoravo in Prati in quei giorni e visitavo con molta frequenza il negozio di un fratello, il quale non era mai presente, ma aveva le sue dipendenze un altro fratello, e quindi io andavo in questo negozio per intrattenermi in conversazione con lui. Ebbene, un giorno, mentre stavo in conversazione con questo fratello, entrò un giovane credente, un giovane fratello che io conoscevo bene, avevo avuto anche dei contatti personali, ma dei contatti piuttosto superficiali. Questo fratello era venuto nel negozio per un acquisto e si trattenne per comprare quello che doveva comprare. Terminato l'acquisto, mi chiese se lo accompagnavo ed io volentieri mi avviai con lui. E per un tratto di strada lui continuò a parlare in relazione all'acquisto che aveva effettuato e alcune cose che erano relative a quel fatto materiale. Poi improvvisamente si arrestò e disse: "Ma abbiamo perduto già troppo tempo a parlare di cose che riguardano solo la nostra vita materiale. Parliamo delle cose del cielo. Io penso tutti i giorni e tutti i momenti a quell'ora nel quale Gesù ritornerà. E immagino nei particolari, nei dettagli, quello che godremo con lui, nella sua presenza, la bellezza di quel luogo, la gloria di quell'atmosfera, la benedizione di stare insieme con lui, di vederlo faccia a faccia." E incominciò a entrare in una descrizione particolareggiata, proprio nei più minuti dettagli, di una cosa che per lui era viva, era palpitante, la vedeva chiaramente con gli occhi della fede e rappresentava per lui l'essenza della sua esperienza, del suo cristianesimo. Si vedeva bene, si sentiva bene che egli aveva accettato il Signore con questa visione e che egli viveva la sua esperienza cristiana proprio in funzione di questa realtà. Per lui non esistevano altre realtà all'infuori di questa meravigliosa realtà. E per me fu una rivelazione, una meravigliosa rivelazione, perché specialmente i giovani, i ragazzi, quando accettano il Signore, lo accettano per le sue benedizioni, per l'opera della sua grazia, ma nel tempo, appunto perché sono giovani e sono ragazzi, trasferiscono in un futuro tanto lontano l'adempimento delle promesse del Signore, da vedere piuttosto sbiadito il giorno nel quale il Signore ritornerà e andremo ad abitare con Lui. Ma le parole di quel fratello, da quel momento e in quel momento in poi, mi diedero chiaro, preciso proprio il senso della speranza cristiana. Io credo che prima ancora di leggere quel passo contenuto nell'Epistola ai Corinti, se noi speriamo in Cristo solo per le cose di questa vita, siamo i più miserabili degli uomini. Io ho compreso questa realtà cristiana proprio attraverso la testimonianza di quel fratello.
E infatti è diventata così viva in me quella testimonianza, e io ricordo chiaramente i giorni della mia giovinezza, che io ho desiderato ardentemente partire dal corpo e andarmene col Signore. Sapete che non è un sentimento che si trova con tanta facilità nei giovani, e invece quanto volentieri io cantavo e canto tuttora, no? Naturalmente quei cantici, io sono stanco di restare qua giù, io sono stanco di restare qua giù, proprio la realtà della gloria, la realtà del ritorno del Signore. È scritto nell'Evangelo, cioè nell'Epistola di Giovanni, che chiunque ha questa speranza in lui si purifica come esso è puro, e quindi è qualcosa di essenziale nell'esperienza cristiana, la visione della gloria, l'aspettativa della gloria, il desiderio della gloria. Proprio in questi giorni sentivo delle parole di rammarico da parte dei fratelli che curano Bedele, dei fedeli che curano Bedele, di rammarico proprio in questo senso. Lì non ci sono dei giovani e dei giovanissimi, ma ci sono persone in età avanzatissima che troppo spesso invece mostrano chiaramente che non sono stanche di rimanere qua giù, che hanno spavento del momento che potrebbe essere il momento determinante per andarsene col Signore. Qualche cosa che non si concilia con quella che è la nostra vocazione e la nostra fede. Ma appunto ringrazio il Signore di quell'incontro. Banale, una parola che potrebbe sembrare addirittura puerile e che è stata così determinante per me. Un'altra parola ugualmente determinante, sempre nella mia infanzia spirituale, e dico nella mia infanzia spirituale perché ricordo chiaramente che gli episodi che vi sto raccontando si sono tutti verificati quando avevamo ancora l'adunanza aperta, e l'adunanza fu chiusa con l'inizio della persecuzione nel 1935, e quindi è stato proprio in quel periodo, tra il principio del 1933 e la metà del 1935, che io ho potuto godere anche la comune raunanza in un luogo aperto al pubblico. Ebbene, questo si verificò, quest'altro episodio che vi sto raccontando, proprio fuori dall'adunanza. Era una sera nella quale c'era stato un culto, a mio giudizio, a mio parere, molto stanco, e c'era stata una predica tutt'altro che brillante. Questa era la valutazione che io avevo fatto di quella sera di culto. E quindi uscii dall'adunanza, desideroso di unirmi a qualche giovane, e io avevo sempre dei giovani con i quali unirmi e fare un cammino insieme, unirmi a qualche giovane per proseguire la mia strada verso casa mia. E infatti ne trovai subito uno che frequentemente mi era compagno di queste passeggiate, e mi avvicinai a lui per chiedergli di fare la strada assieme o di trattenerci un po' uniti. Ma lui mi rispose: "Fratello, questa sera non posso. Sento solo un bisogno imperioso, quello di correre a casa e buttarmi ai piedi del Signore, perché dopo un messaggio come quello che abbiamo sentito in questa sera, devo solo chiedere grazie a Dio perché questa parola possa operare efficacemente nella mia vita." Rimasi sconvolto. Sconvolto di questa constatazione, la grande differenza che c'era tra me e lui rispetto al giudizio, rispetto alla valutazione della riunione di culto, rispetto alla valutazione del messaggio della parola di Dio. Ma non pensai neanche per un istante che era lui a sbagliarsi. Compresi immediatamente che ero io che mi trovavo nel torto, e compresi altrettanto chiaramente che il torto era rappresentato dalla mia posizione interiore. Da quel momento ho compreso bene che noi riceviamo, tanto dalle riunioni di culto quanto dalla predicazione della parola di Dio, esattamente in relazione alla nostra disponibilità davanti al Signore. Se il nostro cuore è semplice, se l'anima nostra è desiderosa, se lo spirito nostro è assetato, noi siamo sempre e saremo sempre benedetti dal Signore e dalla parola del Signore. Se noi stiamo in una riunione di culto con uno spirito critico per giudicare, per pesare, per esaminare, ovviamente noi assumiamo un'attitudine, direi, refrattaria, un'attitudine che ci rende impermeabile di fronte alle benedizioni del Signore. Quello che dico
in relazione alla parola di Dio, lo posso dire anche in relazione alle visitazioni di Dio, alle benedizioni. Voi sapete bene che tante volte il Signore si manifesta pienamente con la sua presenza, ci stanno piogge di Spirito Santo e ci stanno di quelli, diceva Gananzi, che hanno l'ombrello, ma non soltanto quelli che non stanno qui. Purtroppo qualche volta ci stanno di quelli che stanno qui ed hanno l'ombrello per non ricevere le benedizioni del Signore. E anche questa è stata un'esperienza determinante per la mia vita. Ne feci un'altra sempre in quel periodo e direi che questa è un'esperienza che ho potuto assimilare e valorizzare rovesciando i termini. C'era un altro giovane che frequentava la comunità e con la quale mi intrattenevo abbastanza frequentemente. Egli era più novizio di me. Era venuto dopo di me, quindi in qualche maniera io mi sentivo nei suoi confronti nel dovere di incoraggiarlo, di ammaestrarlo, di dargli qualche cosa. E mentre appunto facevamo la strada insieme, era sempre questo in genere il programma che cercavamo di sviluppare. Ebbene, una sera, tra le tante cose che io chiesi questa: che cosa dicono i tuoi familiari, i tuoi genitori, di questa tua decisione, di questa tua conversione, chiamiamola pure così, nonostante che egli fosse ai primi passi nella via del Signore? E la risposta mi freddò, perché quel giovane mi disse: i miei genitori non sanno ancora nulla. Io non ho detto nulla a loro e nulla è trapelato perché loro possano prendere una qualunque decisione o esprimere un qualunque giudizio nei miei confronti. E rimasi gelato. E in me stesso, novizio nella fede, io dissi, e questa fu la conclusione alla quale arrivai frettolosamente: non potrà durare, non potrà durare. E infatti da lì a poco tempo incominciò la persecuzione e scomparve dalla circolazione. Fu sopraffatto, fu spaventato e scomparve dalla circolazione. Ma la lezione per me era stata captata precedentemente, prima ancora che si verificasse l'evento che vi ho detto, quello della sconfitta, quello della caduta, perché in me stesso io sentii che con questa posizione egli non poteva assolutamente andare avanti nelle vie del Signore. E in seguito, in fondo, è stata la parola di Dio a illuminarmi chiaramente intorno a questo. Gesù ha detto che se noi ci vergogniamo di Lui, Egli si vergognerà di noi. Ma quanti passi della parola di Dio ci dicono che se noi non abbiamo franchezza per rendere una testimonianza, per rendere eloquente la nostra vocazione attraverso non soltanto la parola, quando si parla di eloquenza generalmente si pensa alla parola, ma non è soltanto la parola, è l'eloquenza degli atti, dei comportamenti, di una decisione che immediatamente ci deve mettere in una certa posizione, una posizione che provoca qualche volta ostilità e addirittura persecuzioni, ma soltanto conservando quella posizione noi rimaniamo fermi, noi rimaniamo saldi e soprattutto noi riceviamo tutto l'aiuto del Signore. Voglio concludere con queste antiche reminiscenze, sono appunto degli episodi che probabilmente qualcun altro dimentico o dimenticherebbe. A me sono rimasti impressi. Vi devo dire sinceramente che se io mi sforzo di ricordare tanti sermoni di 40-45 anni fa, non ci riesco. Ma questi episodi mi sono rimasti impressi perché sono stati per me dei sermoni pratici, dei sermoni che mi hanno illustrato in maniera precisa quale attitudine, quale contegno avere e conservare nelle vie del Signore. L'ultimo è relativo proprio ad un sermone, ad una predica, e io non mi ricordo la predica, ma mi ricordo che il predicatore, credo che oggi sia il più vecchio fratello pentecostale in Italia, è ancora vivente e oggi dovrebbe avere 66 anni di fede, e molti lo hanno conosciuto, il fratello Francesco Testa, il quale appunto in un sermone disse semplicemente una frase: io ho aspettato il battesimo dello Spirito Santo 6 mesi, ma in quei 6 mesi io sentivo che non potevo vivere senza il battesimo dello Spirito Santo. E sono certo di dire la verità quando dico
che in quei 6 mesi non c'è stato un minuto solo della mia vita che io ero sveglio, che io non ho pensato, non ho desiderato e non ho chiesto il battesimo dello Spirito Santo. Una frase soltanto, ma mi fece comprendere non solo il valore e l'importanza del battesimo dello Spirito Santo, ma mi fece comprendere come si chiedono e come si cercano le benedizioni di Dio, quelle benedizioni che ci sono necessarie, che sono state necessarie a me e che sono necessarie a tutti. Sono state necessarie a me nel corso degli anni, vero? Ho detto che ben presto il Signore mi chiamò a svolgere un'attività nel suo servizio attraverso delle circostanze particolari che mi spinsero nel campo di lavoro, la persecuzione, i culti frazionati nelle case, quindi la necessità di molti operai e di molti predicatori, fratelli rimpatriati, quindi diciamo questo organico che diminuiva un giorno dopo l'altro e che richiedeva delle sostituzioni, fratelli pronti a prendere il posto di coloro che venivano mandati lontano, di coloro che venivano rimpatriati o che venivano addirittura confinati, e io mi trovai sul campo di lavoro. E vorrei così, di sfuggita, ricordare che in quei giorni si trattava di accettare un impegno di questo genere, non con un miraggio allettante come hanno tanti in questi giorni, ma soltanto con il miraggio di affrontare maggiori responsabilità, maggiori sacrifici e maggiori persecuzioni degli altri. Perché la polizia in quei giorni, credo che anche in questi giorni sia dotata di questa capacità e di questa abilità, ma la polizia in quei giorni aveva la capacità di individuare coloro che rappresentavano i responsabili, coloro che secondo proprio il loro modo di esprimersi erano le colonne, i caposaldi, e quindi la loro furia persecutrice si concentrava in maniera particolare su quanti in qualunque modo si adoperavano. Io ero giovane, giovanissimo, nel 35 avevo soltanto 20 anni, ne mostravo anche di meno, quindi sembravo anche un ragazzo, e infatti qualche volta ho avuto le espressioni benevolenti da parte di queste autorità di polizia che non riuscivano a spiegarsi perché un giovane, tanto giovane, voleva rovinarsi un eventuale futuro, un'eventuale carriera o addirittura la vita attraverso un'avventura che secondo loro era inutile. Perché, quante volte mi sono sentito ripetere questa frase, perché Bracco, tu puoi pregare, basta che preghi solo a casa tua, il Signore ti ascolta, quindi non c'è necessità che ti metti in mezzo a questi fanatici per rischiare tutto quello che rischi. Sono frasi che ho sentito ripetere molte volte, ma gloria a Dio, grazie al Signore, c'era un ardore, un fuoco, non solo nel mio cuore, ma nel cuore di tanti fratelli. Ma per quanto riguardava il servizio del Signore, questo credo di averlo detto più di una volta, c'era un fuoco in conseguenza del fatto che sin dai primi giorni della mia conversione avevo avvertito profondo il bisogno di lavorare, di fare qualche cosa per il Signore, qualche cosa per l'opera del Signore. Qualche volta ho ricordato il primo servizio che mi fu affidato e che io lo accettai con grande entusiasmo, non fu di predicare il primo servizio, mi misero una scopa in mano e mi aggiunsero ad una squadra di fedeli per pulire la adunanza, perché in quei giorni noi non avevamo bisogno di fedeli designati per pulire l'adunanza, c'erano abbastanza volontari per compiere tutto quello che era necessario per il servizio del Signore. E quando io fui gratificato, posso proprio usare questo termine, fui onorato di essere messo in una di queste squadre, io sentii una grande gioia, sentii una grande soddisfazione. Quindi non fu per me una sorpresa sentire questa soddisfazione e questa gioia quando ebbi la possibilità di cominciare ad amministrare anche la parola del Signore. E d'altronde io facevo delle scoperte straordinarie, meravigliose, e le scoperte erano queste. Io non solo ero giovane, ma in un certo senso posso dire che ero anche novizio nella fede. In questi giorni qualche volta parliamo di novizi nella fede, di coloro che dopo 7-8 anni frequentano
frequentano la Chiesa. Io era soltanto 2 anni che avevo accettato il Signore, 1 anno e mezzo che ero sceso nelle acque del battesimo, 1 anno che ero stato battezzato nello Spirito Santo, eppure potevo sentirmi rallegrato e benedetto nel constatare che il Signore, nel suo amore, nella sua infinita benignità, mi guidava per amministrare la sua parola. I pericoli e i rischi non mi preoccupavano, perché il Signore ci aveva dimostrato e continuava a dimostrarci ogni giorno che quando Lui voleva stendere la sua mano per liberarci, era sempre pronto a farlo. Quindi quando non eravamo liberati, dovevamo dire che il Signore lo aveva permesso e perciò noi potevamo rallegrarci in Lui. Ritorna a quello che dicevo poco fa in relazione alla telefonata del fratello Scicchitano. Una volta sì e una volta no, una volta liberati e un'altra volta non liberati. Io ricordo, per esempio, in una riunione di culto tenuta in una cava sulla via Tiburtina, probabilmente non esiste più, forse oggi ci sarà un quartiere in quel luogo, ma 45 anni fa ancora una gran parte della via Tiburtina era soltanto campagna e c'era questa cava abbandonata. In quel periodo io ero sottoposto al provvedimento di polizia, l'ammonizione. Credo di avervi più o meno descritto che cos'è l'ammonizione, la vigilanza speciale. Comunque questa vigilanza speciale non comporta soltanto l'obbligo di non uscire prima di una certa ora, di rientrare ad una certa ora, di essere sorvegliati a vista. Io ho ricevuto qualche volta le visite dalla polizia durante la notte fino a 2 o 3 volte, ma comporta anche l'obbligo di non partecipare a riunioni pubbliche, di non entrare in luoghi pubblici e tante altre cose che non vi sto qui a dire. Quindi la mia presenza in quella riunione significava violazione dell'ammonizione. Violazione dell'ammonizione poteva comportare una pena carceraria da 3 mesi fino a 2 anni, mi sembra. E poi c'era anche questa caratteristica: quando il foglio di ammonizione veniva violato, ricominciava da capo. Se uno per un anno e 11 mesi era stato sottoposto per 1 anno e 11 mesi aveva subito, diciamo, questa pena e all'11° mese del secondo anno commetteva un'infrazione, uscendo dal carcere, l'ammonizione ricominciava da capo ed era sempre per 2 anni. Questa era la procedura e credo che lo sia tuttora. Non so se ci stanno dei cambiamenti, io non mi sono più erudito col testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A quell'epoca lo conoscevamo a memoria perché ci serviva, vero, anche per difenderci in determinate circostanze. Ebbene, ricordo, noi tenemmo la riunione di culto completamente fino al termine e infatti, terminata la riunione di culto, contro il mio consiglio, molti fratelli cominciarono ad avviarsi verso la fermata dell'auto. Dico contro il mio consiglio perché io conoscevo gli orari e quindi sapevo che c'era ancora del tempo e volevo evitare degli assembramenti che potevano essere sospetti. Ma sapete, purtroppo l'indisciplina non è solo di questi giorni, era anche di quei giorni e un gran gruppo è uscito. Ebbene, c'era proprio una squadra di polizia che era stata informata, ma evidentemente avevano dato una segnalazione approssimativa e quindi questa squadra di polizia si era recata in un luogo più lontano di quello dove noi stavamo e delusi stavano ritornando al commissariato. Ma tornando al commissariato notarono questo assembramento vicino alla fermata dell'auto e avvicinandosi scoprirono immediatamente che si trattava proprio di quelli che cercavano. Ma gli ultimi che caddero in questa trappola da lontano fecero segno a noi che stavamo ancora nella cava. Io ero rimasto, ero coerente con l'esortazione che avevo dato agli altri e quindi noi proseguimmo per la campagna e dalla via Tiburtino, mi ricordo, raggiungemmo la via Nomentana e proseguimmo per la via Nomentana. Ma tra quelli che erano caduti nella rede c'erano 3 o 4 fratelli che si trovavano esattamente nella mia stessa posizione di fronte alle norme di polizia. Fortunatamente
furono processati, ebbero 4 mesi e mezzo di carcere e li fecero per intiero. E io non so se c'è qualcuno che è stato in carcere qui. Se voi siete stati in carcere, voi sapete che i mesi in carcere non hanno la stessa lunghezza di quelli che hanno fuori del carcere. I mesi in carcere sono lunghissimi e vi posso assicurare che 4 mesi e mezzo sono un bel periodo in carcere, è vero? Certo, sono meno di anni, è una liberazione, ma di questa liberazione io ne ho avute non so quante, e appunto che mi hanno confermato mentre io svolgevo il mio lavoro, ero impegnato nel fare quello che il Signore mi chiamava a fare, che soltanto se il Signore avesse permesso io sarei caduto in una di quelle trappole. A proposito proprio dell'ammonizione, ho detto che venivano regolarmente, puntualmente a visitare, specialmente di notte, è vero, ma loro potevano venire sin dal tramonto, perché l'obbligo era quello di rientrare al tramonto. Ebbene, generalmente non venivano nelle prime ore e generalmente noi eravamo sempre assenti a quell'ora perché non abbiamo mai pensato di sottostare all'imposizione dell'ammonizione. Ma una sera, tornando a casa, i miei genitori dissero: è venuta la squadra della polizia e non ti ha trovato. È capitato la medesima cosa ad altri fratelli e la conclusione è stata sempre la stessa. Sono ritornati di notte o la mattina per arrestare appunto per violazione all'ammonizione. E di conseguenza io aspettavo durante la sera, durante la notte non vennero e ricordo che la mattina mi alzai più presto del solito con uno scopo preciso di andare a salutare i fratelli perché prevedevo questo periodo di allontanamento a mezzo del carcere e perciò prima che questo avvenisse li volevo salutare. E dopo aver salutato alcune famiglie mi recai al lavoro aspettando lì dove lavoravo che venisse questa squadra di polizia ad arrestarmi. Ma che non venne e non è mai venuta. Non so perché, non so come il Signore ha operato, che cosa ha detto a quei cuori, ma so che il Signore mi ha liberato. Come mi ha liberato, questa è una testimonianza che forse conoscete, quando fui chiamato a Terni per dei problemi di quella comunità e andai in quella cittadina insieme con una sorella, responsabile anche lei, impegnata nel lavoro del Signore, e ci recammo in una casa di fedeli. Ebbene, ricordo che eravamo lì soltanto da pochi minuti quando un giovane venne di corsa, sapeva che eravamo arrivati e che ci trovavamo lì, venne di corsa a dirci: la polizia sta visitando tutte le case dei fedeli e, cosa strana, sta alla ricerca di Bracco. Come fosse arrivata questa notizia, come fossero consapevoli di questo fatto, era un mistero, ma è vero che c'era una polizia segreta, d'altronde c'era stato uno scambio di telegrammi, non so qual era stata la strada, ma erano a conoscenza e naturalmente noi uscimmo da quella casa e ci mettemmo in cammino per le strade di Terni, non sapevamo neanche dove andare, ma a un certo momento io pensai che dovevamo renderci un po' conto della situazione e quindi decidemmo di recarci proprio nella casa del fratello responsabile della comunità. La comunità in realtà era visitata da noi e curata da noi a Roma, ma sul posto c'era sempre un fratello che rappresentava un po' il centro della comunità, un fratello che aveva anche una certa maturità perché prima di convertirsi era stato metodista per molti anni, quindi aveva anche una conoscenza della scrittura, e ci avvicinammo a quella casa, che era una casa a pian terreno, una casa che poteva essere in qualche modo spiata dall'esterno, e infatti le finestre a pian terreno erano accessibili. E io mi avvicinai a quella finestra, mentre la sorella era rimasta ad una certa distanza. Mi avvicinai e cominciai a guardare proprio attraverso la finestra, aveva le persiane chiuse. Quindi era evidente, era chiaro quello che stavo facendo e io non mi resi conto che mentre stavo eseguendo questa operazione una squadra di polizia si stava avvicinando alla casa ed era un bel numero, 10, 12, certo non l'ho contato, ma era un bel numero di poliziotti che mi stavano circondando. Io mi sono voltato e li ho visti.
sono passato in mezzo di loro e mi sono allontanato senza che nessuno di loro si rendesse conto che io stavo scomparendo dalla circolazione. Ma per dire appunto in che maniera meravigliosa il Signore, attraverso tante vicende, mostrava e dimostrava la sua onnipotenza. E in fondo queste cose appunto confermavano quello che è scritto nella parola di Dio: l'Iddio che noi serviamo è potente da liberarci, ma ci liberi o non ci liberi, noi faremo la sua volontà. E quindi, se attraverso questo tempo io sono rimasto fermo ed impegnato nell'opera del ministero, e posso dire che grazie a Dio, ringrazio Lui perché è venuto soltanto da Lui, sono stati 9 anni di persecuzione, ma io non ho trascurato una riunione di culto, io non ho trascurato un impegno di servizio. Noi abbiamo avuto riunione di culto nelle cave, nelle grotte, nelle campagne, nei boschi, sulla riva dei fiumi, nelle case. Abbiamo conosciuto le più diverse sale, se vogliamo parlare di sale, e se ci riferiamo a questi luoghi come sale. E gloria a Dio, non una volta io sono stato assente, perché appunto il Signore, nella sua benignità e nella sua misericordia, è stato sempre il vigore, la forza. Quando abbiamo dovuto fare culti anche dentro le camere di sicurezza, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto riunioni nelle celle di Regina Coeli. Ricordo riunioni che abbiamo fatto nella cella del carcere mandamentale di Civita Castellana, e per noi erano sale di culto, offerte dal Signore, preparate dal Signore per darci queste opportunità. E quindi sia questa in fondo una parola di incoraggiamento per i giovani che qualche volta, proprio per l'inesperienza, inesperienza anche nei confronti della vita in genere, di fronte a certi ostacoli, a certe difficoltà, si smarriscono. Ma quando queste difficoltà e questi ostacoli si presentano per l'opera del Signore e per il lavoro del Signore, non deve sentirsi nessuno smarrimento nel cuore. L'opera è di Dio, dobbiamo metterla nelle sue mani. Quando noi, insieme all'opera, stiamo nelle mani del Signore, possiamo essere tranquilli e sicuri che il Signore ci porterà avanti, farà tutte le cose secondo il piano della sua volontà.